Buonasera, iniziamo questo nostro TG diocesano con le notizie flash sulla Settimana Santa e sulla prossima Pasqua del 31 marzo. Molte sono state le celebrazioni religiose in cattedrale presiedute dal vescovo Orazio Francesco Piazza. Come ogni anno si sono ripetuti i riti della Settimana Santa, culmine della vita della Chiesa. Questa mattina, venerdì santo, alle 9, c'è stato l'ufficio delle letture e lodi in canto gregoriano. Poi alle 18:30, ed è ancora in corso, la celebrazione della Passione del Signore. Alle 21:30 si svolgerà la processione del Cristo morto. Nel prossimo articolo darò i dettagli di questo Venerdì Santo. Domani, sabato santo, alle ore 9, ci sarà l'ufficio delle letture e lodi in canto gregoriano. Infine, alle 21:30, sarà tenuta la solenne veglia pasquale nella Notte Santa. Domenica di Resurrezione, 31 marzo, verrà svolta la celebrazione eucaristica alle ore 11. E passiamo quindi alle notizie flash sul Venerdì Santo. Come tradizione, Venerdì Santo alle 21:30 la città di Viterbo vedrà la partenza della processione del Cristo morto che si snoderà dalla chiesa del Gonfalone e sarà presieduta dal vescovo di Viterbo, Monsignor Orazio Francesco Piazza, accompagnata dalla banda cittadina Musichiamo dell'unità pastorale Ellera Paradiso. Fino alla Basilica Cattedrale. La confraternita del Gonfalone e araldi della Madonna del Carmelo porteranno a spalla la statua del Cristo morto e della Madonna Addolorata. In piazza San Lorenzo saranno collocati 10 pannelli, 2 metri per 2 metri, che raffigurano la Passione del Signore realizzati da artisti locali. Anche la rappresentazione del processo e della crocifissione al termine della processione del Cristo morto a Palazzo Papale potrà essere ammirata e vuole essere un momento di alta e profonda riflessione umana sulla Pasqua attraverso la musica e la narrazione. La sacra rappresentazione vede oltre 100 figuranti fra giovani, adulti e famiglie in costume fedelmente ricostruiti. I testi sono stati rivisitati e saranno interpretati anche quest'anno da una voce molto conosciuta, quella di Stefano Nazzaro, già speaker della RAI. Preziosa la collaborazione dei gruppi musici e tamburini dell'Associazione Pilastro e del Centro Storico con musiche romane appositamente composte dal maestro Simone Pernazza. Il progetto, ormai alla sua 11ª edizione, è stato ideato e messo in scena dalla parrocchia dei Santi Valentino Ilario, la parrocchia di Villanova. Anche quest'anno vedrà la collaborazione della parrocchia di Santa Barbara ed è stato pensato per creare punti di incontro e fornire un'opportunità per crescere insieme attraverso l'impegno comune. La regia è stata in queste 11 edizioni sempre di Don Emanuele Germani. Continuano anche alla Basilica Santuario Santa Maria della Quercia le celebrazioni per la Settimana Santa. In questo momento si sta svolgendo la liturgia della Passione di Nostro Signore Gesù Cristo. Domani 30 marzo, sabato santo, alle 21, ci sarà la solenne veglia di Pasqua nella Notte Santa. Domenica di Resurrezione, le sante messe saranno celebrate alle 8:30, alle 10:30, la Santa Messa della Pasqua del Signore, alle 12 e alle 18:30. Alle 11:30 del giorno di Pasqua sarà offerta ai fedeli la colazione nel chiostro a base di pizza di Pasqua, cioccolato e molto altro. Il 1 aprile, lunedì, dell'Angelo, le sante messe saranno celebrate alle 8:30 e alle 18:30. Moderato dal giornalista e presidente UXI Wanda Cherubini, sabato 20 aprile alle 16:15 ci sarà un convegno al Palazzo dei Papi.
sarà ricordata la figura indimenticabile di Monsignor Dante Bernini. Tema del convegno sarà la spiritualità di Monsignor Dante Bernini, pastore nello spirito del Vaticano II. Interverrà il Cardinale Francesco Montelisi con Dario Vitali della Pontificia Università Gregoriana di Roma. Sarà presentato il libro Don Dante, Padre, Maestro e Luce, con gli interventi di Don Gianni Carparelli, del professor Rizzacase e della professoressa Brutti. Concluderà il convegno il vescovo di Viterbo, Orazio Francesco Piazza. Al termine ci sarà nella cattedrale una riflessione spirituale e una preghiera conclusiva tenuta insieme al cardinale Ferdinando Filoni Semeraro. La diocesi di Viterbo, in collaborazione con l'Istituto Teologico San Pietro, attiva la scuola di formazione alla ministerialità. Il percorso accademico che viene proposto risponde in modo adeguato alle sollecitazioni della nota CEI sui ministeri istituiti dal lettore dell'accolito e del catechista per la Chiesa e che è in Italia. Al numero 4, aiutare nel discernimento sull'idoneità intellettuale, spirituale e relazionale dei candidati, perfezionare la formazione in vista del servizio specifico con la pratica di attività pastorali adeguate, consentire un aggiornamento biblico, teologico e pastorale continuo di quanti hanno già ricevuto il mandato per un ministero. Organizzato dalla Diocesi di Viterbo in seno al progetto Chiese Aperte, prosegue il corso di formazione gratuito rivolto a curiosi e appassionati di tutte le età, dal titolo Volontari della Bellezza. Il prossimo incontro si terrà il 5 aprile dalle 15 alle 17 nella Chiesa di San Giovanni in Zoccoli e avrà come tema Tutta la luce del mondo, il Medioevo a Viterbo. Domani, sabato 30 marzo, alle 17.30, si esibirà la Camerata Polifonica Viterbese Zeno Scipioni nel concerto Passio Domini Nostri, elevazione spirituale del Sabato Santo. I testi e la regia e la direzione saranno a cura di Lucia Napoli. All'organo ci sarà Ferdinando Bastianini. Le musiche che potranno essere ascoltate nella chiesa di Piazza Crispi saranno quelle di Ravel, Bach, Animuccia, Casciolini, Nannino Bucchi, Purcell e Reinberger. Lo sport è anche amicizia tra giovani e a dimostrazione di questo nel campo sportivo della parrocchia dei Santi Valentino e Ilario del quartiere Villanova a Viterbo, il 13 aprile alle 17.30 si svolgerà la partita dell'amicizia tra bambini della quinta elementare e prima media. Le parrocchie coinvolte saranno quelle di Canepina e Villanova. Questa esperienza permetterà ai giovani di passare una giornata di amicizia e fraternità nel nome dello sport. In preparazione alla prima giornata diocesana dei giovani ad Assisi del 25 aprile, vi invitiamo a seguire lo spot che abbiamo realizzato, a seguire i servizi dei nostri collaboratori. Approfitto per salutarvi, augurare a tutti una buona Pasqua e dare appuntamento alla prossima edizione del nostro TG, ovvero venerdì prossimo. Buonasera e ancora buona Pasqua.
Nella giornata di giovedì 28 marzo, con la celebrazione della messa in Cena Domini, la Chiesa Cattolica ricorda l'ultima cena di Gesù Cristo. Questa occasione speciale si caratterizza per il rinnovo del rito della lavanda dei piedi, un gesto che simboleggia la disponibilità a servire gli altri. Durante la Santa Messa presso la Cattedrale di San Lorenzo, il vescovo Orazio Francesco Piazza ha introdotto il solenne Triduo Pasquale con la scena del Signore, evidenziando come le parole e i gesti sacramentali di questo giorno riportino alla mente l'ultima cena di Gesù. Il vescovo ha sottolineato l'importanza del gesto d'amore che viene compiuto durante la cerimonia. Successivamente è stata eseguita la lavanda dei piedi su tre famiglie di Crisimandi, insieme ad alcuni religiosi e seminaristi, in adempimento al mandato di Cristo di mettersi al servizio dei fratelli. Alla cerimonia hanno partecipato Suor Francesca e Suor Elpidia del monastero di Santa Rosa, il comandante dei carabinieri Felice Bucalo e una delegazione di cavalieri e dame dell'Ordine di Malta. Al termine della Santa Messa, il vescovo ha incensato per tre volte il Santissimo Sacramento, quindi si è svolta una processione con le autorità e i fedeli presenti, attraversando la cattedrale fino alla Cappella della Reposizione, addobbata per il Santo Sepolcro. Wanda Cherubini, Viterbo, Diocesi informa. Si è svolta lunedì 3 aprile la Pasqua dello Sportivo, un'iniziativa promossa dall'Ufficio Diocesano di Pastorale dello Sport e Tempo Libero per adulti, giovani e bambini del mondo dello sport e non solo. Tante personalità del settore sportivo sono accorse per ricordare sempre che lo sport è agonismo, ma anche socializzazione e per parlare del valore educativo dello sport. Il vescovo Orazio Francesco, accolto dal parroco Don Pino Curri e da Don Santino Giulianelli, ha presieduto la solenne celebrazione alla presenza delle società sportive della provincia. Il valore dello sport è importante, ha sottolineato il vescovo, perché accende la passione del cuore e abitua a saper affrontare le difficoltà. Lo sport educa la vita. Umiltà, determinazione e impegno, ha proseguito, questi sono i valori dello sport. È la passione che vi fa affrontare tutte le difficoltà, vi fa supportare i sacrifici e vi fa migliorare. A coloro che curano questi ragazzi, chiedo, ha continuato Monsignor Piazza, state attenti, insegnate i valori seri. Oltre che educare loro a praticare uno sport, insegnateli i valori della vita, il rispetto tra di loro e a non aggredire chi è più fragile. Subito dopo la celebrazione è iniziata la tavola rotonda sul tema Il valore educativo dello sport. Hanno preso parte il vescovo, il delegato provinciale della FIGC Angelo Moracci, gli ex calciatori Roberto Rambaudi, Marco Quadrani e Alessandro Conticchio, Federico Tessicini, mister universitario Don Orione e allenatore squadrattori, dottor Daniele Pasquini, presidente della Fondazione Giovanni Paolo II per lo sport e mister Lillo Puccica. Il tutto è stato coordinato dalla giornalista Rai Simona Rolandi. Una sorpresa molto gradita è arrivata durante la manifestazione. La leggenda vivente del calcio italiano e non solo, campione d'Italia con la Juventus, campione del mondo ed Europa con la nazionale, Giorgio Chiellini, ha inviato un videomessaggio di auguri a tutti i ragazzi, incoraggiandoli al valore vero dello sport. Luca Antonelli, Viterbo, Diocesi in forma. Il nostro TG diocesano termina qui. Se volete inviare video, foto o contributi, potete farlo al numero WhatsApp oppure attraverso la mail in sovrimpressione. Vi ringraziamo per l'attenzione. Appuntamento alla prossima edizione.